L'Agenzia delle Entrate chiarisce, non verrà fatto nessun controllo preventivo. Le richieste di accesso al fondo perduto alle partite IVA, operazione la cui partenza è fissata per lunedì 15 giugno, verranno prima liquidate e poi si passerà alla verifica. Tutte le operazioni legate al provvedimento, per il quale sono stati messi in campo oltre 6 miliardi di euro, verranno svolte online, ma come specifica Raffaele Russo, collaboratore del ministro Gualtieri, non si tratta di un click day. Ma vediamo chi può beneficiare del provvedimento. Possono fare richiesta tutte le imprese, i titolari di partita IVA e i titolari di reddito agrario che non superano i 5 milioni di ricavi nel 2019 e che hanno avuto fatturati e corrispettivi ad aprile 2020 inferiori di almeno due terzi rispetto ad aprile 2019. Le domande potranno essere presentate fino al 13 agosto, fino al 24 agosto per gli eredi che continuano l'attività economica del titolare defunto. L'agevolazione, che consisterà in un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è un finanziamento che non prevede restituzione né maturazione di interessi. Proprio perché i controlli effettuati in prima battuta saranno solo quelli cosiddetti di coerenza, come il controllo del codice fiscale o della correttezza dell'IBAN, i tempi per gli accrediti su conto corrente, rassicurano dal Ministero dell'Economia, saranno brevi, non più di 10 giorni lavorativi. Una scelta fatta in nome della rapidità, dunque, anche quella di ridurre a una sola pagina il modello di domanda. Solo una volta effettuato il pagamento del sostegno a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate passerà i controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza, che verranno effettuati incrociando i dati già incamerati in anagrafe tributaria con la fattura elettronica, gli scontrini telematici e le liquidazioni periodiche dell'IVA.